Buongiorno care, benvenute in questo nuovo vlog. Questa mattina sveglia presto, oggi sono a casa da sola e voglio che sia una giornata super produttiva ed ho dato una sistematina veloce alla cucina. Non fate caso, sono un pochino raffreddata, quindi se sentite questa voce chiusa è tutto ok. Comunque adesso, prima cosa, vado subito a infilarmi in doccia perché ho bisogno di fare una maschera ai capelli. Ho deciso di rifare, anzi, la maschera color cioccolato. Tra i miei propositi 2000 e 23 ho deciso di curare al meglio i miei capelli, che in realtà è una cosa che ho sempre fatto perché sapete che io ero parrucchiera, che sono anzi perché in realtà l'attestato ancora ce l'ho, semplicemente non lo pratico più come lavoro. Ho deciso di curare per bene i miei capelli perché ho intenzione per l'estate 2023 di farmeli crescere fino a qua. No, vabbè, fino a qua non ci riuscirò mai, però insomma voglio arrivare a quest'estate con dei capelli belli, forti e sani. Proveremo a fare una bella piega mossa perché in realtà è da tantissimo che non la faccio. Sarà una cosa molto veloce e poi inizierà la nostra giornata, perché qual è il miglior modo per iniziare la giornata se non con i capelli belli puliti e piega fatta? Guardate che bel sole, mamma mia, ragazze! Io amo troppo questa cosa della mia casa, ovvero che è sempre super assolata, prima da un lato, quindi la mattina qui in camera, e poi dall'altro. Vedete, adesso il sole sta camminando sempre di più, in questo momento è anche sul comodino. Comunque oggi super comoda, ma comunque carina, semplice, tono su tono, quindi rimaniamo sui toni del beige, marroncino, felpa, sotto metterò una magliettina di cotone a maniche lunghe di The Zenith, semplice bianca, e sotto questo pantalone di Stradivarius, che è una tutina morbida lunga, che adoro mettere per casa, perché comunque è molto carina, ma allo stesso tempo è comoda come un pigiama. Allora, ho levato l'asciugamano, questa è la situazione. Io sono mossa comunque, cioè sono, non dico riccia, ma comunque sono mossa naturale. Adesso quello che vado a fare è asciugo un po' i capelli giusto per levare l'acqua, li vado anche a districare, ovviamente a pettinare. Poi mi do una truccata e iniziamo a farci i capelli insieme. Allora, da brava amante di tutto ciò che riguarda i capelli, ragazzi, perché veramente tutto ciò che riguarda i capelli io ho letteralmente innamorata, mi è arrivato questo phon ultra moderno che non vedo l'ora di aprire e andiamo ad aprire insieme. Questa è la scatola del phon, guardate quanto è bella, molto semplice, bianca, molto aesthetic, direi, come piace a noi. Vi presento Flow 2, che è il phon di iGirls Italia. Ci sono tre colorazioni: nero, bianco e beige, oro diciamo grigio. E andiamo a scoprire quale mi hanno mandato. Anche se in realtà io sono sincera, ho una piccola preferenza, ovvero bianco. Però vediamo un attimo, anche perché lo stiamo aprendo insieme, quindi non so minimamente quale mi è arrivato. Nella scatola troviamo il diffusore per fare i capelli mossi, ondulati, naturali. Io lo utilizzo tantissimo, soprattutto in estate e in primavera. E poi ci sono due beccucci, uno più piccolino, diciamo più stretto, e uno più lungo. Questi vanno a seconda sia della piega che vogliamo ottenere, ma anche a seconda della ciocca che andiamo a lavorare o della grandezza, della grossezza del capello. Infine, qui abbiamo il phon. Eccolo qua, ragazze, guardate quanto è bello. Io lo appoggio un attimo qui per farvi avere bene una panoramica di tutto il kit che arriva all'interno della scatola dell'Air Goals Italia. Sono sincera, anche gli altri colori sono bellissimi, ma io sono molto felice di averlo ricevuto bianco perché diciamo mi piacciono proprio gli accessori in generale bianchi. Andiamo a vedere invece il phon. Innanzitutto vi faccio vedere come si apre e si chiude. Questo è comodissimo da portare in viaggio, ma anche da tenere al bagno. Occupa pochissimo spazio, è leggero, quindi perfetto per non stancare le braccia mentre ci asciughiamo i capelli. Comunque guardate quanto è facile da chiudere oppure da riaprire. Ecco qua. No, vabbè, ragazzi, è bellissimo, cioè io lo amo troppo. HG Flow è unico nel design e altamente tecnologico. Pensate che è 300% più veloce rispetto ai classici phon, ha una doppia tecnologia aircare, un motore digitale super silenzioso ed è molto leggero, bilanciato ed ergonomico. Riduce i tempi di asciugatura senza stressare i capelli e in questo modo abbiamo molto più tempo per fare tutte le nostre cose quando ci prepariamo. L'innovativa tecnologia ionica più infrarossi riduce i tempi di asciugatura senza stressare i capelli che vengono riscaldati dall'interno verso l'esterno, rendendoli così più lucenti e setosi. Ha una modalità intelligente con tre diversi programmi preimpostati, tre velocità del flusso d'aria e tre livelli di temperatura, inclusa anche la modalità d'aria fredda. Se non lo sapete, con il calore del phon il capello prende la piega, la forma, e poi con l'aria fredda si va a sigillare, quindi la piega durerà molto di più. Con Flow 2 ti prendi cura dei capelli anche durante la messa in piega. E poi, essendo un phon
on così veloce è adatto a tutti, anche per chi magari è meno pratico e ha bisogno di uno strumento super maneggevole. Ha il 30% di consumo in meno rispetto ad un phone tradizionale. Ringrazio AirGoals Italia per avermi dato la possibilità di provare Flow 2 perché me ne sono letteralmente innamorata. E voilà, piega fatta. Guardate che bella, voluminosa. A parte il capello è super lucente. Questa maschera cioccolato mi fa impazzire, ma soprattutto mi fa impazzire l'utilizzo di questo phone, ragazzi, perché uno, non sono minimamente stanca con il braccio. Di solito arrivo sempre a fine asciugatura che, mamma mia, quanto mi pesa la spalla, il braccio. Quindi super promosso per la sua leggerezza. Per non parlare di tutte le modalità di styling che ci sono all'interno. Più guardate quanto sono lucenti, quanto sono morbidi, tra l'altro ci ho messo anche poco ad asciugarli, io sono super soddisfatta e super contenta. Adesso volevo provare il ciuffo, però in realtà ve l'ho detto che era da tanto che non facevo i capelli mossi e quindi voglio provare un altro accessorio che mi è arrivato sempre da AirGoals Italia, ovvero una piastra. Ma non è una piastra normale, adesso vi faccio subito vedere di che cosa sto parlando. Andiamo a scoprire insieme Iron, la piastra di AirGoals Italia. Allora, la piastra professionale ad aria Iron utilizza i piatti in ceramica. La ceramica scivola tra i capelli senza tirarli, la tormalina invece blocca l'umidità nei capelli secchi e danneggiati e li lascia setosi e lucenti. Questa tecnologia aiuta ad evitare innanzitutto la caduta dei capelli, limitandone la rottura. Limita anche l'effetto crespo per creare una super lucentezza ai nostri capelli. Onde, boccoli, ricci, lisci, insomma potete creare qualsiasi styling. È il corpo di un ferro ma l'anima di una piastra. Ha una ventola che consente di forgiare letteralmente il capello durante lo styling. Un flusso d'aria a 360 gradi attraverso 88 fori, ragazze. Io arrivo di solito a 180 gradi perché qui si può impostare il calore della piastra e poi quando smetterà di lampeggiare vuol dire che la piastra è pronta per essere utilizzata, abbiamo raggiunto il calore desiderato. No vabbè ragazze, sapete che cosa significa questo rumore? Significa che la piastra è pronta. Perché fa questo rumore? Innanzitutto fuori, come potete vedere, la sto toccando e non scotta, cioè wow, io veramente mi sono fatta le peggio scottature a causa delle piastre, mentre questa non brucia per niente, cioè ho paura perché non sono abituata, però ecco, vedete, cioè non brucia. Allora, perché c'è questo rumore? Perché da questi pochini che vedete qui fuoriesce l'aria fredda. L'aria fredda va a sigillare la nostra piega, quindi mentre all'interno la piastra va a scaldare il capello e a modellare il capello, questa fuoriuscita di aria fredda va a sigillare il capello e di conseguenza fa durare molto di più la nostra piega. Io comunque cioè super emozionata, super eccitata per questa piastra così innovativa perché non ho mai avuto niente di simile. Ovviamente se non ci piace questa opzione possiamo benissimo spingere sul pulsante qui della ventola e stoppare questo meccanismo, basta respingerlo per attivarlo. Io sinceramente sono troppo curiosa di utilizzarla con la ventola in movimento e quindi la lascerò accesa. Poi mi sono dimenticata di dirvi che dopo 60 minuti la piastra si spengerà in automatico, quindi metti caso potrà fare tutte le cose che stiamo facendo, ci stiamo preparando, ci dimentichiamo da caso la piastra accesa, nessun problema perché dopo 60 minuti la piastra si spengerà da sola. Io mi sono attrezzata con mollettone e pettine. Uso questo pettine a denti larghi. Ovviamente questa piastra va bene sia per lisciare i capelli, per fare le onde, per fare i boccoli, va bene per tutto, ragazze. Just a little will suffice, so I can't survive.
Allora, adesso che ci siamo sistemate, adesso io non li ho aperti perché voglio aspettare un attimo, ho aperto l'armadio di Matteo perché lui oggi non c'è ed è un po' di tempo che mi dice insomma che vorrebbe sistemare l'armadio, che c'è troppo caos, che ogni volta che, non so, laviamo le cose, poi dopo prende e le mette un po' a caso. Visto e considerato, ho fatto cambio specchio, visto e considerato che lui mi ha aiutato a sistemare il mio di armadio l'altra sera, mi ha dato una mano e in due ci abbiamo messo molto meno tempo, poi lui è molto ordinato, preciso, quindi non lo so, mi dà un sacco una mano su questo punto di vista, quindi mi aiuta anche a organizzare. Ho deciso di fargli una sorpresa perché lui oggi è al lavoro e voglio fargli trovare l'armadio tutto bello sistemato, pulito e ordinato. E allora innanzitutto vi faccio vedere la mia parte di armadio. Allora, qui sotto ho tutti i maglioncini, vabbè non tutti, alcuni sono a lavare, devo fare una lavatrice. Qui sotto ho tutte le borse, sopra tutti i giubbotti, cappotti, eccetera eccetera, e lenzuola, asciugamani, prima stavano qui nel comò, nel cassetto del comò, mentre adesso li ho spostati qua perché questo piano per mettere i vestiti è scomodissimo, perché ogni volta che devo prendere una cosa, cioè ci sono anche sopra i vestiti, insomma non lo so, mi trovavo male. Allora ho detto, adesso ci metto asciugamani e lenzuola, che sono molto più facili da tenere in ordine perché sono tutti quadrati. Nel primo cassetto ho i pigiami, nel secondo ho i jeans, qua jeans bianchi, insomma jeans in generale, e nell'ultimo cassetto ho tutti i pantaloni, cinte lì e le sciarpe. Cioè le sciarpe più fine queste sono. Qua diciamo tutti i pantaloni colorati. Vabbè, lì sotto c'è un jeans che mi sta a largo che penso che metterò su Vinted. Ancora non ho mai messo nulla su Vinted, ancora non ho mai caricato nulla, però voglio iniziare a mettere qualcosa. L'unico problema è che tutte le cose che ho levato che non indosso più sono da mamma e papà, quindi devo andarle a riprendere. Comunque vi avvertirò non appena caricherò qualcosa su Vinted. Intanto se mi volete seguire mi chiamo Erika090510, vi lascio poi giù il tag insomma nell'info box. Questa è la panoramica del suo armadio al momento. C'è casino, cioè nel senso per me questo è casino, anche per lui, e è una cosa che ci dà particolarmente fastidio avere tutto questo casino nell'armadio. E quindi, cioè in realtà non è che ci sono panni arrotolati, sono tutti piegati, il problema è che non hanno senso e a forza di ammucchiare alla fine si vanno magari a sgualcire anche i vestiti puliti, e comunque è un peccato perché magari poi quando li vai a indossare sono tutti un po' stropicciati. Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere una fila alla volta, la leviamo, puliamo tutto il ripiano e poi li vado a, cioè non li vado a rimettere subito, li divido qua sul letto come pantaloni della tuta, jeans, maglioncini, maglietta a maniche corte, a maniche lunghe tanto non le porta, e iniziamo a dare un senso. Innanzitutto però andiamo a svuotare. Mamma mia che bel sole, che bella luce questa mattina, sono troppo contenta di registrare con... Così, ecco, cioè, guardate che bello. Ormai con il fatto che stavo registrando sempre quando tornavo dal lavoro o comunque quando riuscivo anche il weekend, sono felicissima di registrare una giornata così con questa luce, perché ogni volta devo registrare con la luce artificiale. Essendo inverno, ragazzi, io stacco alle 5 e comunque quando torno a casa è già buio. Io partirei, sinceramente, da questa fila. Che ne pensate? Inizio a levare tutti i vestiti e ad appoggiarli sul letto. Ok, situazione attuale, lassù non ci arrivo, lassù ci abbiamo messo delle felpe che lui praticamente non usa da un sacco di tempo e non lo so, le ha appoggiate lì soltanto perché magari gli dispiaceva buttarle o non saprei. Beh, devo dire che anche lui non è che ha proprio due vestiti, c'era un bel po', e secondo me tante cose neanche si ricorda di averle. Ovviamente non ci metteremo qua a vedere i vestiti come magari faccio nel mio caso con il mio armadio, e li andiamo semplicemente a dividere in sezioni. Quindi adesso io farò la sezione dei pantaloni, cioè farò la colonna dei pantaloni, la colonna dei maglioncini, la colonna delle magliettine, eccetera eccetera. Thank you.
cose che utilizza di più? Beh, considerando che lavora in smart working, io direi tute e felpe. Quindi qui al primo piano voglio mettere pantaloni e felpe. E poi in questo spazio io direi di mettere le magliettine. Panoramica, qui ho messo tutte le magliettine, ho messo in basso quelle monocolore o comunque che utilizza di meno e qua in alto quelle che utilizza di più. Pantaloni della tuta, felpe, pantaloni più elegantini, pantaloni in generale, maglioncini e due magliettine a maniche lunghe sopra, jeans, giacchetti, felpe, maglioncini, camicie, ho ben suddiviso, tutte le crucce sono dallo stesso lato, quindi sono facili da tirare fuori, ecco così. E voilà, armadio finito. Che ne pensate di questa organizzazione? Adesso sono super indecisa, non so che cosa farmi per merenda. Comunque il pranzo oggi l'ho praticamente tagliato perché non era, diciamo, il focus di questo video, di questo vlog. Mi sono fatta una piadina con prosciutto cotto e sottiletta, una cosa velocissima. Cioè mi faccio un tè, vai, un tè della Twinings. Questo qua è il mio preferito. Scusate, non lo stavo inquadrando, non mi ero resa conto. Allora, io direi di chiudere qua questo vlog. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, perché abbiamo fatto un po' di cose oggi. In realtà è stato un vlog un po' diverso, non è stato concentrato sul cibo, ma è stato concentrato, secondo me, su altre cose, altrettanto comunque carine. Alla fine abbiamo fatto i capelli, abbiamo sistemato l'armadio, anche se non era il mio, però comunque era sempre un armadio. Mi metto subito ad editare per voi, perché non vedo l'ora che appunto esca questo video, come quello dopo, come tanti altri. Vi volevo annunciare che nel 2023 usciranno due video a settimana, quindi mi raccomando, rimanete sempre sintonizzate, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, e anche se siete già iscritte buttate un occhio, perché qualcuno mi ha detto: Erika, io ero iscritta, non so perché, su Instagram mi hanno detto non sono più iscritta. Ho detto: ma strano, vabbè, adesso comunque lo dirò anche su YouTube perché non è Instagram, quindi buttate un occhio e iscrivetevi e attivate anche il campanellino, almeno quelle due volte a settimana che esce il video vi arriva la notifica. Non ci sono ancora due giorni predefiniti per le uscite dei video, però se mai arriverò a decidere due giorni fissi ve lo farò sapere ovviamente.